tenevo molto a portare il mio saluto, effettivamente la giornata era ricca di impegni, ma il tema mi sta molto a cuore, quindi ringrazio Asme. Insomma, facendo il sindaco da 8 anni, insomma, sono diventato anche un po' una cavia, un laboratorio, perché poi siamo il primo comune in predissesto dal 2003. Abbiamo, come dire, conosciuto questo strumento così snello che non ci consente di investire, di fare mutui e di assumere, con un'età media ormai arrivata al comune di Napoli di 61 anni. Io ogni settimana faccio le feste di pensionamento, almeno una festa d'assunzione, in 8 anni la vorrei fare. È un ringraziamento che io faccio al personale, perché se oggi Napoli, anche tra mille difficoltà, è arrivato dove è arrivato esattamente nella direzione che diceva lei, cioè una squadra fatta di impiegati, di funzionari, di dirigenti, che è ripartita dal concetto di autonomia. Io vorrei fare qualche titolo, insomma, io quindi non faccio un ragionamento politico legato al quadro di oggi, perché io ho avuto il privilegio di avere come Presidente del Consiglio Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte. Quindi credo tutto più o meno all'arco politico. E devo dire che complessivamente non ho mai visto un'adeguata attenzione nei confronti dell'autonomia e degli enti locali. Sono Napoli, ma parliamo di una grande area urbana, voi vi occupate anche di molti piccoli comuni, però io mi è solo un breve saluto, dovrei se no parlare troppo e non lo faccio, quindi mi limito alla testimonianza della mia città. 1.800.000.000 di euro in 8 anni di tagli, con una diminuzione forte dei fondi di perequazione, con norme che sono cambiate in continuazione, bilancio di cassa, bilancio di competenza, contabilizzato, armonizzazione. Ovviamente il piano di riequilibrio che ti blocca qualsiasi tipo di investimento, di assunzione, di progettazione di questo tipo. Le leggi, se vediamo i fabbisogni standard, se ne parla tanto nel nostro paese. Io sono per l'autonomia vera, e se vuoi far ripartire il paese unendolo nelle sue diversità e creare coesione, devi dare forza ai comuni, piccoli e grandi. L'Italia è il paese dei comuni. Anche perché il sindaco è eletto direttamente dal popolo, è controllato dalla gente sa dove abiti, non stai solo nei talk show o nei luoghi istituzionali. Quindi io sono molto contrario all'autonomia differenziata, lo dico subito, dove i comuni non avranno nessun vantaggio, anzi le regioni vorranno ancora di più tenerci al guinzaglio, quindi credo che è il momento di fare finalmente una grande battaglia di autonomia, lo dico soprattutto alla Lega, che ha creato la sua storia sull'autonomia. Allora voglio sfidare, siccome sono da 8 anni, sto facendo il sindaco autonomo, non vedo l'ora di vedere questa autonomia, ma se leggo le riforme sono ancora più preoccupato. Bene, vogliamo parlare di alcune cose che sono passate un po' sotto silenzio nel nostro paese e che avrebbero portato in fallimento quasi tutti i comuni del Mezzogiorno d'Italia. Tra il 28 e il 30 dicembre 2018, in commissione bilancio, non mi ricordo se Senato o Camera, si stava discutendo la legge di bilancio. E un gruppo di parlamentari, tra l'altro di maggioranza, hanno pensato bene di portare l'anticipazione di tesoreria, e penso che questo è un uditorio che comprende quello che sto dicendo, dai 5 dodicesimi ai 4 dodicesimi, ma in realtà la norma che stavano approvando erano i 3 dodicesimi. Quindi chi lo ha fatto sapeva scientemente che avrebbe portato al fallimento non solo della città di Napoli, ma almeno di 270 comuni del nostro paese, quasi tutti nel Mezzogiorno. Ricordo che io personalmente chiamai il 29 dicembre e trovai la sensibilità di alcuni esponenti del governo, lo voglio dire, a cominciare dalla vice ministro Castelli, perché quando deve fare una critica, qualcuno fa una critica. Se non ci fosse stato l'intervento, noi a quest'ora io non potevo venire a parlare, sono stato un comune commissariato, fallito. Questo è il tema con cui si ragiona con gli enti locali. Stavo sfogliando prima il vostro documento, che poi prenderò, quest'altra storia che sono i comuni i responsabili del debito del nostro paese. Scusate, ma è esattamente il contrario, il debito lo stiamo pagando noi. Anzi, vi aggiungo, penso ci sono dei napoletani, che se noi ancora oggi stiamo in difficoltà, se io ancora nel 2018 ho avuto per 8 mesi, voglio rivolgere al tavolo dei relatori per far comprendere la gravità della cosa, 8 mesi le casse del comune pignorate, della terza città d'Italia, della capitale del Mezzogiorno, per un debito che ha fatto De Magistris, per un debito che ha fatto lei Ebolino, per un debito... No, parliamo del terremoto 1980, cioè noi paghiamo ancora il debito storico dei commissariamenti, non sono i debiti che ha fatto il popolo napoletano, e i due grandi debiti della nostra città che non ci consentono di pagare le imprese in tempo reale, sono le cose che sapete, sono il terremoto e l'emergenza di rifiuti. Sono due debiti di gestione centrale, commissariale e di Stato.
Allora noi, più di aver fatto una razionalizzazione totale, di aver eliminato tutte le consulenze esterne, io quando mi sono insediato si veniva da stagioni in cui c'erano 300 dirigenti esterni. Io ho governato per anni senza un consulente, senza dirigenti esterni. Ma come fai a portare avanti? Scusate, è quasi un miracolo. Voi ci dovete studiare. Cioè il tema di Napoli va studiato nei laboratori del CNR. Cioè bisogna capire noi ancora come ce l'abbiamo fatta. Perché ormai io quando vedo i dati io devo ringraziare il personale, perché da solo non avrei fatto niente. Abbiamo instillato la capacità, scusate, il pareggio di bilancio, c'è anche contare il pareggio di bilancio. Chi è napoletano? Io mi ricordo, stavamo all'epoca nel governo, mi pare che sia del governo Monti, il direttore generale del comune di Napoli mi comunica un giorno che siccome noi eravamo un ente in piano di riequilibrio e non potevamo fare più i contratti a tempo determinato alle maestre, io dovevo chiudere le scuole comunali e gli asili comunali. Lei mi fece un ragionamento giuridico che era perfetto: fiscal compact, pareggio di bilancio, spending review, tutte queste belle storie qua. Beh, io rimasi, vedete forse la mia faccia un po' preoccupata, ma lei mi disse: beh sindaco, ma tu sei bravo, ti fai una bella battaglia politica, quello non dipende da te. Insomma, e dissi: guarda, capisco tutto, ma io ho giurato prima di fare il sindaco sulla Costituzione. La Costituzione mi ricorda due norme, che sono il diritto all'istruzione obbligatoria e l'articolo 3, primo comma, dell'uguaglianza dei cittadini. Quindi che io devo chiudere le scuole, che per quanto mi riguarda si chiudono in termini quando c'è una carestia, una guerra, un terremoto. Io vado a spiegare, c'è una conferenza stampa, dico ai napoletani: guardate, da domani si chiudono le scuole perché c'è il fiscal compact, il pareggio di bilancio e la spending review. Ma non esiste. Non esiste una cosa di questo tipo, io non posso passare alla storia di quello. E io feci tutto un ragionamento giuridico al direttore generale. Ricordai la Costituzione, ricordai Carnelutti, Calamandrei, cercai un po' di convincere, cioè fece un ragionamento giuridico. Lei mi guardò, disse: guarda, molto bene, è ammirevole il tuo slancio etico, ma non si può fare. E disse: guarda, a me io non ti posso costringere a preparare la delibera, perché tu sei il direttore generale, io sono il sindaco. Però tu non mi puoi costringere a chiudere le scuole interpretando la legge in maniera contraria alla Costituzione, perché esiste la gerarchia delle fonti, il diritto non è un bancomat, il diritto va interpretato. Se non li vuoi firmare, arrivederci. Nominare il mio capo di gabinetto, direttore generale, l'avvocatura, tutti i dirigenti con me, quattro notti facemmo la delibera e facemmo tutto. Lei mi ha denunciato alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica per abuso d'ufficio ed altro e al giudice del lavoro. Mi sono dovuto fare il confronto davanti al giudice del lavoro, che ci ha interrogato. Io ho dovuto parlare di Carnelutti, Calamandrei, la Costituzione, mi sembrava di tornare a scuola. Ho detto: perderò sicuramente. Il giudice l'ha condannata per lite temerario. Poi il procuratore della Corte dei Conti ha archiviato dicendo che in Italia esiste la gerarchia delle fonti e la Costituzione viene prima della legge ordinaria, e idem il procuratore della Repubblica. Ma è andata bene, poi del resto io sono arrivato a oltre 100 procedimenti penali, civili, amministrativi, per me è quasi un allenamento. Come dice? Li pago io, attenzione, gli avvocati li pago io, non è l'avvocatura del comune. Guarda, è un paese, lo dico, non è che arriva più, è paradossale. Comunque noi abbiamo tenuto aperte le scuole e abbiamo addirittura fatto poi un'assunzione a tempo indeterminato. Questo perché lo voglio dire? Perché non è stato facile nel comune di Napoli all'inizio convincere anche funzionari che avevano il file pronto, il file del non si può fare, dell'interpretazione più sì. Però perché è accaduto a Napoli questo? Perché io ci ho messo la faccia, il primo che arriva è l'ultimo che va via. Se si ha una vittoria di tutti, se c'è un problema me lo carico, la gente ha capito, abbiamo incominciato a interpretare il diritto in maniera costituzionalmente orientata, cooperiamo con le istituzioni ma non ci facciamo mettere le mani in testa da nessuno. Quindi un'esperienza autonoma che finanche ha retto, finanche siamo riusciti a fare i bilanci inutili nelle partecipate, finanche siamo riusciti, come dire, a dimostrare che non è, lo voglio dire a chi crede nel pubblico, il privato è utile, ma non è la strada di vendere tutto quella che ci salverà, perché noi non possiamo ripagare tutti i debiti storici vendendo i gioielli dei nostri territori. Se iniziamo a vendere i beni demaniali, le foreste, i castelli, a me me l'hanno proposto, nel momento di maggiore crisi, mi proposero, sembrava uno scherzo, ma invece me l'hanno proposto, vennero a un tavolo tecnico, si proposero di comprare il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo. Io li guardavo, guardate, quella è un'altra cosa,
Quello è un film che ci guardiamo nei ritagli di tempo. Io non passerò alla storia per quello che vende i beni della nostra città per fare cassa. E allora bisogna fare un ragionamento diverso. Valorizzazione del patrimonio immobiliare. Ecco l'ultimo protocollo che abbiamo firmato con Cassa Depositi e Prestiti. Non ci sta la vendita dei beni di pregio della città. C'è la valorizzazione del patrimonio immobiliare, che è un'altra cosa. Cioè gestirlo in modo da rendere profitto. Il profitto non è solo la monetarizzazione. Pensate alle politiche sui beni comuni. Quando all'inizio non volevano che noi facessimo utilizzare ai cittadini beni collettivi in degrado affinché si qualificassero, dicevano sì, non si può fare, perché se non c'è una controprestazione di natura monetaria, quella cosa tu non la puoi fare. Tu mi dici qual è l'articolo della Costituzione che mi dice che una cosa ha valore solo se in cambio ti do la moneta? Se invece della moneta quel luogo diviene un luogo di profitto sociale, profitto economico, si fa un teatro, si fa un ambulatorio popolare, ma non è meglio dei 1.000 euro che quello magari non mi può pagare perché Napoli è una città povera? Non si può fare, non si può fare, non si può fare. Alla fine delibere su delibere su delibere. Allora, per chiudere, noi ce l'abbiamo la forza, perché negli enti locali i sindaci vanno d'accordo. Io prima, quando mi incontro con un sindaco, alla fine dell'incontro gli chiedo scusa, ma tu di che partito sei? Perché non mi interessa, perché il sindaco alla fine più o meno è quello che sta insieme alla sua squadra tra i problemi, è la grande risorsa del paese, ed è per questo che non siamo sopportati, chiamiamo una casta per capirci, dal sistema politico centralistico al di là dei governi che cambiano, perché veniamo visti come quelli che potremmo far riprendere il paese, perché conosciamo le ansie, i problemi, le preoccupazioni e le gioie, stiamo sul pezzo. Sicuramente ci saranno anche sindaci corrotti, per carità, ci sono pure sindaci che non sono in grado, ma il sindaco alla fine è conosciuto. Se a me ancora la gente, come dire, mi sopporta e mi supporta, perché al di là di come la vogliono pensare politicamente sulle cose che fa, hanno capito che sono 8 anni che lavoro 18 ore al giorno, che buttiamo il sangue, ma buttiamo il sangue non per noi, perché crediamo nel bene collettivo, crediamo nella felicità di una comunità, crediamo anche nel fatto che il diritto può avere una funzione di emancipazione. Però fin quando non ci sarà qualcuno al governo centrale che comincerà al Parlamento a capire che se si dà forza ai comuni, tu togli il piombo alle ali, produci sviluppo, produci lavoro, produci economia, produci felicità, e il paese sarà anche più unito, perché poi Verona è diversa da Napoli, Napoli è diversa da Palermo, Palermo è diversa da Torino, ma questa è la ricchezza del nostro paese. Quindi i sindaci sono una grande opportunità, e allora chiedetevi perché dopo 10 anni, cioè la mia esperienza di 8 anni, cambiano i governi, ma alla fine quando si deve fare l'operazione più semplice, dove devi tagliare, dove devi zavorrare, dove devi comprimere, dove devi frenare, lo fanno i sindaci. È solo un fatto di incapacità? È solo un fatto perché non vogliono tagliare altre parti? O forse un'autonomia vera, quella che parte dai piccoli comuni per arrivare alle grandi città, e vedete pure la riforma mancata delle città metropolitane, ma mi fermo perché ho consumato tutto il tempo. Allora non è forse un disegno quello di tenere il paese tutto sommato sotto controllo, di non farlo volare con le vere autonomie, perché a queste autonomie liberano energia, e vuoi vedere che queste autonomie sono anche contro quella che è la vera emergenza del nostro paese, di cui pochi parlano e che io ho pagato sulla mia pelle da magistrato e oggi da sindaco, che sono le corruzioni e le mafie, di cui nessuno parla nel nostro paese. Andate a vedere le infiltrazioni, soprattutto da Roma in su, quanto l'economia è condizionata, quanto è difficile non farla infiltrare in un comune, quanto è difficile tenere, come dire, lontano la camorra e le mafie, fare gli appalti puliti, fare le gare pulite. Allora questo si dovrebbe parlare nel nostro paese. Io sono convinto che un po' alla volta questi risultati li otterremo, e quindi io vi ringrazio per il contributo tecnico, per il contributo professionale, e solo facendo squadra, rispettandoci a vicenda, unendo le competenze del nostro paese, noi ce la possiamo fare. Io penso che ce la possiamo fare, io l'ho visto in questi 8 anni, rimanendo autonomi, non stando mai al guinzaglio di nessuno, perché quando hai un prezzo non puoi mai fare la rivoluzione. Se sei una persona libera e lotti puoi perdere, però alla fine puoi anche vincere, e comunque mantieni la tua dignità, la tua coerenza e la tua credibilità, che di questi tempi, secondo me, non è poco. Grazie.